seguiamo con il nostro telegiornale, valorizziamo l'esistente, questo il tema di una festa di paese davvero singolare all'insegna dell'ambiente e di un'economia sostenibile. Dal piccolo comune di Mombello di Torino, 400 abitanti, un progetto per far ripartire l'economia locale e far sì che si giochi tutto sul territorio. Ospite d'eccezione il maestro Michelangelo Pistoletto che dice è il mio paradiso in terra. Claudia Pregno. Qui stanno succedendo molte cose che vanno nel senso proposto dal Terzo Paradiso, cioè la capacità di mettere insieme il senso dell'umano con il senso dell'artificio. Proprio sul delicato equilibrio tra natura, tecnologia e scienza si è svolta a Mombello di Torino una pro-festa a festa con un obiettivo alto: promuovere un futuro più umano e sano a partire dall'incontro di 200 realtà sostenibili. Sono realtà che hanno dei valori che vogliono portare e che normalmente non vengono valorizzate. Da qui il nome della festa, valorizziamo l'esistente. Dai motori elettrici degli anni 40 all'attenzione per i migranti, dai tessuti recuperati ai grani antichi, dai mattoni di canapa al recupero pasti per i poveri. Tante piccole realtà che si possono aggregare ed essere funzionali ad un'economia locale. Non vuol dire mettere dei muri verso chi viene da fuori, ma vuol dire il Pareto, diagramma di Pareto 80-20, consumiamo e produciamo l'80% di quello che ci serve localmente e il 20% dove non riusciamo a fare le cose che riescono a fare gli altri, le compriamo, le prendiamo dall'esterno. Dalla pro-festa, nella quale si è parlato di risparmio energetico, cibo sano, solidarietà, biodiversità, la sperimentazione nel piccolo paese di un modello estendibile ad altri territori della cosiddetta economia blu, capace di trasformare l'esistente creando reddito con nuove imprese e nuovi posti di lavoro.